Oggi abbiamo inaugurato una rotonda. Abbiamo messo vicino delle ancore, quindi una rotonda sul mare. Ma è una rotonda che consente di separare il traffico portuale dal traffico cittadino in un punto nevralgico fondamentale. I lavori sono iniziati in marzo 2016. Hanno avuto una prima parte costituita dalle demolizioni dell'area industriale che era presente all'interno del cantiere, per poi proseguire con tutti gli scavi di sbancamento e la formazione delle strade. E poi il tutto ha subito una forte accelerazione verso la fine dell'anno 2016. Un'importante infrastruttura che fa da cerniera tra il quartiere urbano e il porto. È l'occasione anche per rendere compatibile il traffico industriale con la città, distinguendo i flussi. Con questo intervento noi stimiamo aver ridotto circa 60.000 ore all'anno le perdite di tempo, da cui ne deriva evidentemente anche un beneficio ambientale in termini di emissioni, riduzione delle emissioni in atmosfera. Questa importante opera pertanto permetterà di ridurre i grandi tempi di attesa che oggi invece si hanno in Via Crotto. Investimenti su infrastrutture territoriali come questa fanno solo che sperare sugli investimenti per il presente e per il futuro, per far sì che ci sia un quid in più per la portualità veneziana. L'impegno delle istituzioni, della città, del governo e della regione deve essere il rilancio del porto, il mantenimento dei traffici e lavorare perché nessun posto di lavoro da qui si perda, ma anzi lo si crei. Stiamo preparando le infrastrutture per la Marghera di domani.